Dottor Freschi, sicuramente il fatto dell'associazionismo che lui ha così esposto semplicemente non è una cosa semplice, perché i professionisti, lo sappiamo, ognuno ragiona con la sua testa, quindi riuscire a riunirsi e a costituire delle forme associative per dare servizio all'utente è secondo me già un miracolo, un traguardo molto forte raggiunto. Se io terrei le domande a questo punto le rimandiamo a dopo, e prima di aprire al dibattito vorrei dare la parola a Roberto Bagnasco, che fa parte della Commissione Salute della Regione Liguria, è coordinatore provinciale di Forza Italia. Prego. Grazie, sarò brevissimo anche perché ho imparato poco in tanti anni di politica, ma credo che dopo due ore di ciance, molto qualificate devo dire, molto, veramente molto valide, anche se fossi molto più preparato e molto più puntuale di quello che posso essere, sicuramente desterei poco interesse. Quindi mi fermerò ad alcune valutazioni, sperando poi che, siccome Genova deve crescere, magari di poter essere invitato in un'altra occasione e a esprimere quello che volevo dire, che era il frutto di un lavoro di anni in Commissione Sanità, ma che viene da lontano. C'era qui l'amico Luciano Grasso, il settore sanità l'ho seguito ancora quando ero ancora sindaco di Rapallo, ero vicepresidente dell'ANCI, responsabile dell'esecutivo nazionale della sanità, quindi sono tematiche che purtroppo conosco da tanti anni, purtroppo perché le speranze sono rivelate, le tante speranze che avevamo si sono rivelate in qualche caso positivamente positive, ma in molti casi, in troppi casi purtroppo invece mal riposte. Devo dire con grande serenità che la sanità in Italia è ancora una delle migliori del mondo, diciamolo pure, perché noi siamo abituati a strapparci le vesti, a criticare, a guardare nel il giardino del vicino, ma io credo che recentemente, poi entro sul tema molto brevemente, recentemente ho avuto così l'onore di incontrare alcuni della Commissione della Sanità, il Console Generale a Milano degli Stati Uniti, e abbiamo parlato a lungo perché stava proprio studiando, doveva dare degli elementi al governo americano, e quindi erano stati mandati sul territorio per valutare un pochino e confrontarsi con quelle che erano le varie realtà dei paesi europei. E alla fine, la conclusione del discorso, tenetevi stretta la vostra sanità perché noi non ce la possiamo permettere e probabilmente non ce la potremo permettere mai. Queste sono le parole del console generale degli Stati Uniti a Milano, quindi non di una persona non qualificata o comunque esponente di un governo di un paese secondario. Prima di parlare però volevo solo salutare, me lo consentirà il professor Claudio Eva, e lo faccio perché lo saluto con un po' di emozione, devo dire due parole solamente: un galantuomo prima di tutto e uno scienziato che credo che onora la nostra città, la nostra Genova, la nostra Liguria, che ha subito quello che ha dovuto subire. Per fortuna ne è uscito, ma credo che sia indicativo di una situazione più generale, lui purtroppo ne è un esempio. Molto velocemente, 5 anni di sanità in Liguria, purtroppo i risultati ottenuti sono stati poco o niente, lo dico con grande chiarezza e con grande serenità, anche se amara serenità. Si parlava di un incremento, di una ristrutturazione ospedaliera del territorio. Alla base c'erano alcuni punti importanti, questi punti importanti erano il cosiddetto, per quanto riguarda Genova soprattutto, erano l'ospedale del Ponente, il famoso ospedale del Ponente che ha sostituito l'altrettanto famoso ospedale di Vallata, e la ristrutturazione della Galliera. Vi faccio presente, lo sapete forse tutti, ma che i denari per il Galliera, almeno una buona parte dei denari dati dal governo italiano, 8 anni fa, sono circa 50 milioni di euro, giacciono il sonno dei giusti o degli ingiusti. 50 milioni di euro per un paese, per una realtà come la Liguria, sono tanti, tanti soldi che l'incapacità, perché qui non c'è altro, l'incapacità, le divisioni all'interno di quella che è, io parlo sulla parte politica evidentemente, ma io credo di dare un giudizio abbastanza sereno in quello che sto dicendo,
l'incapacità di gestionare le divisioni interne della maggioranza e divisioni anche tra regione e comune, che pure appartengono alla stessa parte politica, hanno portato veramente al blocco di questa situazione. Il Galliera non è nelle condizioni di poter andare avanti, ha delle eccellenze assolute, io credo, lo dicevo prima all'amico Grasso, e mi auguro di sbagliarmi fortemente, che finiremo la legislatura ancora con una situazione di impasse e lasceremo ai posteri la risoluzione di un problema delicatissimo, perché bisogna dire con molta chiarezza che o il Galliera lo vogliamo chiudere o dobbiamo potenziarlo nei termini assolutamente comprensibili dell'ultimo progetto, che è, ve lo dico, in piena sintonia con quelle che sono la programmazione regionale. Qui si tratta di passarsi le responsabilità tra il Comune e la Regione, tra la Regione e il Comune. La verità vera è che c'è una buona parte della maggioranza che ora governa la nostra Regione che il Galliera, per motivi solamente ideologici e precostituiti, non lo vuole, e non lo vuole, comunque non lo vuole potenziare, perché in qualche modo pensa che possa essere un contraltare a San Martino. Assolutamente una stupidaggine assoluta. La sanità deve essere vista in maniera globale, certamente i doppioni non servono assolutamente niente, si tratta solamente di fare una sinergia di competenze e di qualificazioni. San Martino ne ha alcune, il Galliera, che ricordiamo, è un ospedale nazionale, non è l'ospedaletto di Raffallo, lo dico con grande amore nei confronti del mio ospedale di Raffallo, del nostro ospedale di Raffallo, ma il Galliera ha una storia, rappresenta Genova e rappresenta, devo dire, una parte positiva di Genova, al di là dell'ascito della duchessa di Galliera. Quindi questo è un punto. L'altro punto è l'ospedale del Ponente, mi fermerò a queste breve considerazioni. L'ospedale del Ponente è l'altro specchietto per le allodole. Il problema, i soldi del Galliera non si possono, sono lì ovviamente, ma sono il gruzzolo che alcuni consiglieri della maggioranza attuale vorrebbe in qualche modo depredare, parliamone chiaro, per poter fare l'ospedale del Ponente. Questo assolutamente non bastano, questi denari comunque sono stati ormai impegnati per il Galliera, e quindi la situazione è che l'ospedale del Ponente non si fa e non si farà a breve scadenza. Ricordatevi che un ospedale ci vogliono 10 anni per costruirlo, lo dico come esperienza. L'ospedale di Raffallo l'abbiamo fatto in 10 anni ed è stato il più veloce di tutti, questo per dire, 10 anni, 10 anni, ed è portato come esempio di velocità di realizzazione delle varie fasi, quindi 10 anni. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo lavorare su Villa Scassi, evidentemente qualcuno prima ne parlava, è assurdo, è quello che è, ma è meglio oggi lavorare su Villa Scassi, sul Sestri Ponente, su Voltri, in attesa, evidentemente ci saranno tempi migliori per poter fare anche l'ospedale del Ponente, ma ad oggi siamo ancora indietro, perché non ci sono i denari, non c'è ancora l'area, tantomeno il progetto. Ecco, quindi 10 anni, io ho detto una bestemmia, perché credo che ce ne vorranno molti di più da oggi alla realizzazione. Questo per quanto riguarda Villa Scassi. Mi fermerò evidentemente, perché vorrei parlarvi di tutta la Liguria e delle altre situazioni. Io prendo, tra l'altro devo ringraziare i miei amici che prima hanno parlato, perché da loro ho preso alcune importanti riflessioni. Io credo che una delle più importanti tra quelle che ho potuto recepire è che sia che la Liguria evidentemente deve essere, per la motivazione di qui sopra, cioè dell'invecchiamento della popolazione eccetera eccetera, deve essere un punto di riferimento nazionale per un'integrazione tra socio-sanitaria, e dobbiamo avere la forza, la capacità, l'intelligenza di proporre qualcosa, non solamente di andare a chiedere denari in più che intanto non ci vengono dati. Io credo che veramente bisogna cambiare passo. Qui purtroppo parliamo di Genova cresce, io so, siamo molto ottimisti, ora Genova non solo è ferma, decresce, aumenta solamente la popolazione anziana. Io ne sono contento come farmacista, perché lavoro di più, ma credo che però purtroppo, e anche perché sto male tutte le volte che parliamo di popolazione anziana, perché si considerano gli anziani dopo i 65 anni, io ho 64 anni e 9 mesi, quindi sono veramente ai limiti del vecchietto, e quindi la cosa mi dà un fastidio incredibile. Io sono per gli anziani evidentemente, per una partecipazione, ma vorrei che la Liguria ragionasse in maniera diversa, un pochino più giovane, un pochino più avanzata di quello che è, perché dunque
perché dunque siamo veramente finiti. Finisco con una dichiarazione di cui mi faccio assolutamente, di cui ne sono convinto: qui dobbiamo veramente cambiare passo, ma completamente. Tenete presente che questa regione è stata governata praticamente con una piccola, 5 anni, negli ultimi 30 anni dallo stesso tipo di governo, e la provincia e il comune di Genova sono stati sempre governati dalla stessa parte politica. Io credo che veramente bisogna cercare di cambiare. Forse probabilmente qualche motivazione c'è stata, tra le motivazioni che ci sono state, questo lo dico con altrettanta amarezza, è l'incapacità della nostra parte politica di essere un'alternativa reale. Grazie a tutti. Grazie Bagnasco. Certamente una cosa dalla serata, se posso permettermi, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda, naturalmente ancora un pochino di tempo, forse lo abbiamo, però emerge, abbiamo avuto una panoramica abbastanza completa, ampia, anche se l'argomento era vastissimo, quindi abbiamo solo toccato dei punti, però questo ha consentito, che poi è un pochino l'obiettivo, un'informazione a tutti noi per pensare avendo qualche informazione in più. Allora, un'informazione, cioè una notizia che secondo me stasera emerge chiara, è che noi di questo benedetto nuovo ospedale del Galliera ne abbiamo proprio bisogno. Quindi io credo che forse potremmo anche costituirci come comitato promotore, in modo da alimentare questa volontà dei cittadini di avere questa struttura nuova. Per cui un impegno come Genova Cresce, da questo punto di vista, lo potremmo apprendere. Vogliamo rinnovarci, abbiamo capito che la nostra unica speranza è cambiare passo, cambiare ritmo, l'innovazione. Saremo tutti soggetti, anzi ci dobbiamo assoggettare a quella che nell'ingegneria viene chiamata una manutenzione programmata, in un certo senso, perché dobbiamo prevenire anziché arrivare a curare poi quando il danno è fatto. Cerchiamo di muoverci in questo senso. Adesso, siccome gli interventi sono stati, io chiedo a voi se qualcuno vuole fare qualche domanda. Monica. Buonasera, solo un'esortazione. Genova cresce, cresce in età, cresce in speranza, cresce in perdita di pazienza per tutti i buchi nell'acqua, i progetti mai terminati, la mancanza totale di programmazione politica e di rispetto per gli elettori che c'è stata fino adesso, per cui comitato promotore per il Galliera, non solo, con le diapositive che abbiamo visto fino adesso e con il modello che potremmo essere noi per l'Italia, un comitato promotore non deve essere un comitato promotore a livello locale in queste mura di circolo, ma deve essere un comitato promotore che si possa muovere a livello nazionale. Noi cerchiamo di arrivare a livello nazionale, ma obiettivamente si devono fare dei passi intermedi. Volentieri ci mettiamo a promuovere, volentieri utilizziamo tutti i dati statistici per far vedere che Genova e la Liguria sono un dato su cui lavorare pro futuro. Il Galliera può essere promosso anche come una struttura che abbia della prevenzione, che faccia, oltre che dare servizio ai cittadini, faccia anche risparmiare. Ci sarebbero un sacco di buone cose e buoni motivi per andare avanti, però saper promuovere bisogna saperlo fare con un po' di coordinamento e ne vedo decisamente pochino. Un comitato del sì invece che un comitato. Questa città è una cosa diversa. Michele. Ailo. Se me lo consenti, ascoltando le relazioni mi sono formato una convinzione, o meglio mi si è consolidata nella mente una convinzione che avevo già e che vorrei parteciparvi, rendervi partecipi. E penso che la nostra associazione culturale abbia avuto successo stasera. Ossia, io ho scoperto, e credo anche voi, che
il futuro sta nel cambiamento, il futuro sta nel ragionare in modo nuovo, con coraggio, superando, mettendo da parte certe zavorre che portano a problemi che sono insolubili. La pretesa di risolvere un problema insolubile porta alla stagnazione. Spesso un problema è insolubile perché è sbagliato, perché non è un vero problema. Allora, questi spunti me li hanno dati tutti gli oratori. Il dottor Grasso non lo ha detto, ma era evidente nelle sue parole, che esiste il problema della dimensione ottimale della struttura ospedaliera. La struttura non può essere troppo piccola, ma non può essere troppo grande. L'organizzazione sottostante a livello del territorio, abbiamo sentito nella relazione di Luciano Grasso la sofferenza di gestire un sistema così complicato, di prima di 18 SL, poi di 5 SL, e poi di ospedali che in qualche modo abbiamo sentito il problema San Martino, Gallier. Ecco, cioè questo ci fa capire come esiste il problema della dimensione ottimale, che è un problema di novità sotto certi aspetti, perché potrebbe, affrontato correttamente, modificare in modo profondo quella che è la relazione fra la singola ospedale e il servizio sanitario nazionale. Poi un'altra cosa interessantissima che mi ha veramente entusiasmato intellettualmente nella relazione del professor Palumeri, la modifica del concetto di sanità rispetto a una popolazione anziana, cioè il passaggio dalla cura acuta alla cura cronica, che è una cosa apparentemente semplice ma straordinaria se la vediamo nella sua realtà, e che si sposa perfettamente col progetto Galliera, quando nel progetto Galliera si parla di ospedale flessibile, cioè di ospedale che ti segue in tutti gli aspetti della tua persona, del tuo essere al mondo di anziano che magari ha il cuore un pochino debole e la mente un pochino debole e non capisce se ha mal di cuore o se ha l'artrosi. Ecco, cose di questo tipo, che è un ospedale flessibile, ma è un modo nuovo di vedere la sanità, è un modo nuovo di ragionare. Allora, questo nuovo modo di ragionare io vorrei insieme a voi coltivarlo, vorrei che fosse un patrimonio della nostra associazione e che si estendesse. Un'ultimissima cosa, lo dico al politico, un'altra cosa che ho sentito stasera, la Liguria. Io è da tempo che sto ragionando sul fatto che la Liguria ha una popolazione straordinariamente diversa dal resto del mondo, anziani, ha una orografia assolutamente straordinaria, lingua di terra, colline alle spalle e così via. Non parliamo dell'economia della Liguria, che è una sorta di mélange complicata tra agricoltura tradizionale di qualità, i carciofi di Albenga, industria che è andata un po' bene, è andata un po' male, innovazione tecnologica. Bene, qual è la regione italiana che più della Liguria si meriterebbe una regione autonoma completamente? E noi abbiamo regioni autonome in Trentino, perché? Perché sono al confine, ma in Trentino potrebbero benissimo stare nell'Italia come tutti gli altri, vabbè, hanno le montagne, hanno le valli, ma la Liguria è completamente diversa. Quindi io chiedo al politico di darsi da fare, voglio una Liguria regione autonoma. Puoi rispondere? Molto sincero e ovviamente prendendo con beneficio di inventare quello che dico, che è frutto solamente delle mie osservazioni personali. Io credo invece che la Liguria, come altre regioni, debbano fare parte di maxi regioni, non di mini regioni, perché veramente contiamo niente, forse per incapacità ma anche per numero sicuramente. Quindi io sarò tra l'altro tra i promotori, se riuscirò a fare qualcosa, di maxi regioni, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia dall'altra parte, in modo da essere veramente parte di un qualcosa che conta. Qui siamo solamente uno spendificio, la regione Liguria, e questo mi dispiace molto, perché faccio parte di questo spendificio. Grande.